Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi vi porto un paio di completi molto particolari che diciamo come si dice, ho assemblato su GTA Online, ecco, non mi veniva la parola. Allora, il completo, come avrete visto dal titolo, è di Leon Kennedy. E qualcuno mi dirà: che cazzo è Leon Kennedy? Allora, Leon Kennedy era un personaggio di Resident Evil. Chi di voi non ha giocato a Resident Evil? Io ho giocato a Resident Evil, un spettacolare come gioco, e mi era venuto in mente questo completo, ragazzi, e ho voluto provare a realizzarlo su GTA, ed eccolo qui, insomma. E andiamo a vedere come funziona. Allora, come avete visto, innanzitutto dovete andare dal parrucchiere e fare questo capello all'ultimo grido, no? Sto caschetto biondo, non troppo chiaro e né troppo scuro, come avete visto. E per fare il primo completo, che sarebbe il completo iniziale di Resident Evil, quando appare per la prima volta Leon Kennedy, dobbiamo innanzitutto indossare questi pantaloni, quelli con le tasche, insomma il classico pantalone cargo, mi pare che si chiama. E indossato questo pantalone nero con le tasche, andiamo a fare il resto. Dovremmo mettere una maglietta nera, però a me già l'ha messa la maglietta nera a burro di volo, quindi andiamo a fare il resto. Una volta fatto questo, andiamo a selezionare gli stivali. Io seleziono il terzo tipo di stivale, che è quello che mi sembra un po' più simile come stivale, anche se il secondo ci sta bene uguale, non è male. Dopodiché andiamo a selezionare dei guanti di lana con le dita tagliate, giustamente, che rendono il personaggio diciamo abbastanza simile a Kennedy di Resident Evil, e poi gli danno quel tocco in più del mercenario. E per finire andiamo a selezionare un giubbotto antiproiettile nero, che è il tocco in più, in pratica, che diciamo renderà il nostro personaggio simile al Leon Kennedy che abbiamo visto all'inizio del gioco di Resident Evil. Chi avrà giocato questo gioco saprà di che cosa sto parlando, insomma. E questo è il primo completo, ragazzi. Abbastanza semplice da fare, come il secondo. Anche il secondo è abbastanza semplice da fare, quindi insomma non è che ci vuole molto. Passiamo al secondo completo, che a me è quello che piace di più, quello che mi ispira di più, anche perché questo nero non rende l'idea. Magari questo, il secondo completo, già sarà un pochino meglio. Per mettere il secondo completo andremo a mettere pantaloni da lavoro, lasceremo il giubbotto antiproiettile e andremo a camice, ragazzi, camice, e selezioniamo la camicia, o questa o c'è un altro tipo di camicia. Mi piace questa, quindi lascio questa. Poi andiamo a scarpe e andiamo a scegliere su scarpe eleganti, e andremo a scegliere una scarpa senza lacci, in pratica, come state vedendo. E il completo è fatto. Lasciamo comunque i guanti, lasciamo anche il giubbotto antiproiettile, e il completo è fatto. Non dovrete fare altro. Per gli amanti di Resident Evil, che qualcuno ricorderà insomma questo mitico personaggio di Resident Evil, penso che sia un bel completo. Poi spetterà a voi, insomma, cioè stabilire se vi piace o meno. Ma che ve posso dire io, vedete, piace e lo dovete mettere. Quindi se vi piacerà, mettetelo senza dubitare, insomma. Cercherò di portare qualche altro completo strano. Per questo glitch è tutto, un saluto.